dalle prime file perché aveva due atleti a gareggiare, il signor Cristian Zagarella nei 200 WC con un quarto posto, buonasera signor Sassi, certo, e il signor Christian Forschi che ha fatto quinto nella categoria Open. Ed ecco voi Mauro Sassi, applauso, certo, al pubblico, grazie, tutto boato. Non sapevo mica di riuscire a farla, eh. Oggi ero proprio, sono atterrato alle 4:30, finito, eh. Adesso è che non potevo non partecipare perché sennò sarebbe stato un disrespect verso chi magari ha il piacere o magari ha il piacere di ascoltare il mio punto di vista, di come ho visto la gara, di come sono stati quei giorni. Comunque, che mi dici sempre Andrea, dovresti farti sentire di più, scrivi, fatti sentire, di la tua opinione, io sono sempre un po' restio, ho già fatto il post, a te sembrava già strano il fatto, allora, che hai fatto il post. Ne hai fatti anche tanti, che mi ha stupito. No, io sono un po' fatto così, boh, perché mi conosce, sa che comunque anche quello che ho precisato, i protagonisti sono loro, i protagonisti siete voi, come lo sarai tre, Andrea, fra 3 settimane, è giusto dare lo spazio agli atleti, il coach ha un ruolo importante, non si può dire che è un ruolo marginale, però è un ruolo importante, e sicuramente, visto che è uno sport che è basato sull'estetica, è meglio vedere magari i ragazzi in costume, in forma, che vedere la mia faccia ormai consumata e rosa. Comunque, allora, diciamo che... Faccio una brevissima premessa. Qualsiasi cosa, se vuoi fare anche domani, decidi te, Andrea. Allora, per fare un quadro generale a tutte le persone che sono connesse. New York Pro si è fatto sabato. Mauro, come ho detto, aveva due atleti. Zagarella Cristian, nella 212 libri, ha fatto quarto. Cristian Forschi, polacco, ha fatto quinto nella categoria Open. Categoria vinta da Nick Walker, che tra l'altro poi una domanda volevo fartela perché è successo un po' un casino, no, in relazione alla forma di Nick al Pittsburgh Pro, sì, dove a parte il discorso della dilatazione addominale, del fatto che lui sicuramente poteva controllare di più l'addome e avere comunque una condotta di palco più consona, molti l'hanno criticato per la condizione che non sembrava assolutamente la condizione che uno che stava una settimana dalla gara. E io ho postato una storia in cui ho scritto: ragazzi, Jay Cutler, un signore che si chiama Jay Cutler, in un podcast parlando di Nick, disse: se io avessi dovuto fare il guest poser una settimana prima di tante gare, avrebbero detto la stessa cosa anche di me come di Nick, perché io mi ricordo una gara in cui persi in una settimana 30 pound, sì, che sono 13 kg, per arrivare in forma. Io nella storia ho scritto, quindi, sicuramente sulla condotta di palco che poteva essere gestita meglio, vero. Però, quando si parla di condizione, la categoria dei grossi è una categoria a parte, che prima di essere commentata va conosciuta. Prima di parlare di questo, di tutto il resto, tu cosa ne pensi di questo? Come hai visto Nick Walker? Se ti aspettavi, dopo averlo visto settimana scorsa, se ti aspettavi di vederlo così in forma come poi alla fine è stato, un tuo giudizio su questa particolare, diciamo che io l'ho visto, per quanto riguarda l'esibizione che ha fatto a Pittsburgh tramite video, perché non ero a Pittsburgh. Quello che mi fa pensare è il discorso che diceva Jay Cutler, che è giusto. Purtroppo oggi, essendo uno sport anche che è molto visto attraverso i social, e sui social commentano tutti. Io ho visto il video di persone importanti che erano sedute sotto a Pittsburgh che facevano il video a Nick Walker di lato. Mi ha fatto vedere il video e ho detto: no, vedi Mauro, non dico il nome per questione di rispetto o di privacy, ma quando vai a riprendere un bodybuilder che ha quel peso ripreso di lato, è normale che respirando può essere che la pancia abbia questo spanciamento. Si è parlato anche tanto nei tempi, anche in Italia, quando giravano le foto di Nick Walker, soprattutto si parlava delle vene di Nick Walker. Allora, stiamo parlando di un discorso di un bodybuilder che porta i muscoli in maniera estrema, è chiaro, no? Quello che è, secondo me, e questo ha dato la conferma che ha lavorato bene questo ragazzo assieme al suo coach, è il fatto di lavorare, gestire l'addome. Lì come è uscito, la prima cosa che ha fatto è indicato l'addome. Sì. Non nel senso di sfida, non nel senso di arroganza, ma il completo controllo della parete addominale che ha avuto per tutto il percorso della gara. Perché la prima cosa che andavano a guardare i giudici, quale sarebbe stato?
sarebbe stato il discorso della dilatazione dello stomaco, dove il suo diciamo competitor più agguerrito e vicino, Martin Fritz-Walter, era quello che aveva il punto vita stretta, era molto più estetico e di conseguenza poteva essere quello che lo batteva. E perciò secondo me hanno fatto un ottimo lavoro di controllo di quanto riguarda la parete addominale. Chiaro che a Pittsburgh era un guest posi, era un'esibizione, alla gara vai a togliere i liquidi ulteriormente, di conseguenza anche l'acqua intraviscerale si riduce e di conseguenza la parete addominale riesce a essere gestita meglio. È chiaro che purtroppo, dico purtroppo perché molte volte faccio anch'io parte dell'Italia, diciamo faccio l'italiano anch'io. Il problema dell'italiano medio qual è? Nick Walker non è bello, è brutto, non piace, c'ha la pancia. Ma tutti quelli che si atteggiano o pensano magari di praticare o fare il bodybuilding, perché dicono vogliamo salire di peso, voglio fare il bike, adesso si usa bike, tu mi confermi che si usa bike, no Andrea, ok? Sono tutte alla ricerca di un massimizzare, o meglio, una crescita muscolare. Data da che cosa? Dall'allenamento, da un'ipercaloria, per quantità di cibo ingerita per aumentare la massa muscolare. In conseguenza tutti quelli che fanno bodybuilding cercano di essere loro dei piccoli Nick Walker. È chiaro che quando vedi un ragazzo, io lo guardavo assieme a Stefan, il coach di Andrea, di Ricotti, cioè è un effetto 3D, ha talmente tanti muscoli addosso che è impressionante. Non che gli altri non avessero i muscoli, ma si vedeva che era due volte sopra a livello di massa muscolare. Poi è chiaro che a noi italiani ci fa un po' comodo. La massa estrema di Rule era troppo, la massa estrema di Nick Walker era troppo, però anche noi lavoriamo per diventare muscolosi grossi. Noi intendo, non mi estrapo dal gruppo degli italiano medio, però faccio finta di essere italiano come proprio per non essere uno che indica solo e dice cavolo, solo gli italiani criticano. Però siamo fatti proprio così, andiamo a vedere proprio il problema, la vena di Nick Walker, magari non guardi quanti anni questo ragazzo si allena, quanti anni fa fatica, quanti anni è arrivato, quanti anni ci ha messo per arrivare a quel livello. Questa è una roba, secondo me, di fondamentale importanza che la gente dovrebbe valutare e vedere. A mio avviso, a livello tecnico, per quanto riguarda la gara, ma questo l'ho detto anche al coach di Fritz-Walter, a Stefan, era nettamente superiore a livello muscolare. Cioè, non dico che non c'era storia, la spread di schiena, Nick Walker gli dava due piste a Marty Fritz-Walter. Poi è chiaro che c'è l'opinione che lo dice: Nick è un freak, Marty Fritz-Walter è un po' un atleta più estetico. A qualcuno piace di più l'estetica, a qualcuno piace di più il freak. È chiaro che se guardavi Flex Wheeler nel 2000 e guardavi Ronnie Coleman era un freak, Flex Wheeler era un atleta estetico. Perciò ci possono essere diciamo le due opinioni sulla tipologia del fisico. Però sicuramente da non criticarlo in maniera così forte come è stato criticato non solo da alcuni gruppi italiani, ma anche proprio a livello anche internazionale per questa problematica dello stomaco, che lui comunque ha resettato, messo tutti a tacere, presentandosi in quella forma eccellente che aveva. E vittoria era netta, secondo me, anche se dicono c'era un punto, perché nelle pose di schiena l'aveva battuto, strabattuto. Pose frontali, ripeto, Fritz-Walter è più estetico, sono due fisici completamente diversi. Di conseguenza, secondo me la vittoria è stata giusta così e non ha tolto nulla al secondo che è arrivato a Martin. Sì, e soprattutto qua si vede proprio la differenza in mentalità sportiva, nel senso che gli americani tendono sempre a prendere una caratteristica dell'atleta e renderla speciale, ok? Tipo Nexzilla. Tutti dicono anche sul ragazzo colombiano, è brutto, ma forse la gente non si rende conto di quanti muscoli ha questo ragazzo qua. E infatti l'americano cosa fa? L'americano prende la caratteristica più estrema che uno ha e la rende la sua di riconoscimento. Mezzilla, Quazzilla, The Gift, Philip, The Beast, Rolly Winkler, perché comunque era veramente una bestia. Quindi loro estremizzano il punto forte di un atleta, non dico non guardando i punti carenti, però mettendoli in secondo piano. Noi invece abbiamo questa tendenza di mettere più avanti il punto carente, cioè il difetto, piuttosto che a tutte le altre caratteristiche. La cosa e questo è sbagliata. È una differenza. A Tom Platz non era mai detto che era più piccolo a livello toracico rispetto alle gambe, però Tom Platz era conosciuto per il volume e le gambe. E se qualcuno dice che Tom Platz dalla vita in su era bello, ha dei problemi, perché Tom Platz non era bello dalla vita in su. Ma nessuno lo sottolinea.
sottolinea la carenza che aveva sull'upper, tutti se lo ricordano per le gambe. E questa cosa anche con Walker, non sarà estetico, avrà le varici, ma forse non ci si rende conto di quanti muscoli ha. A parte questo, analisi sulle due gare, primo e secondo Open hai già fatto, quindi secondo te... Ma io avrei, allora, sugli Open, secondo me, per arrivare, cioè l'analisi, diciamo, può essere fatta un po' più lunga sicuramente, anche per nominare alcuni ragazzi dove magari sui social, stesso io, stesso te, quel ragazzo di colore seguito da Mathias Jans e Quinton, dalle foto, comunque, ecco, questo è un altro, chiamiamolo, inganno che può darti Instagram. Su Instagram ormai ti crea un disturbo mentale tale, e questo Wojcik ha sofferto un po', vedendo i concorrenti che sono fenomenali da soli, sotto la luce giusta, con quel giusto filtro dato a livello qualità muscolare, per creare un'impressione da social media, non da palco. Questo ragazzo qua ha veramente un bellissimo telaio, è molto alto. Il problema è che gli manca la massa muscolare e gli mancava ancora un po' la condizione sul frontale. Perciò vederlo dalle foto lo davano come top 5 sicuro, mentre invece dal vivo proprio a questa non è una carenza o una lacuna, proprio una tempistica di lavoro per maturare un fisico talmente alto di statura e portare un effetto 3D che ci vogliono anni di lavoro. Anche perché su una struttura così ampia, prima di portare dei muscoli che lo rendono alto, altissimo, clavicolare, senza carenze, polpacci grossi, che per essere così alto è difficile trovare un atleta che abbia polpacci così grossi. Un altro quesito che si può discutere, che può far pensare a chi magari può essere interessato, o meglio chi si curiosisse nel capire perché Calderon cambia la categoria, perché magari secondo lui, o meglio di comune accordo col suo coach, si accorge che per arrivare ai 2,12 nei famosi 96 kg il peso gli sta stretto, deve tirare troppo la cinghia o gli implodono le gambe, succede qualche cosa di tecnico che lo fa, che fanno di comune accordo un sistema di lavoro per andare oltre la categoria, gareggiare negli Open. Di conseguenza il problema di Calderon qual era? Il controllo della parete addominale, che è la prima cosa che guardano gli atleti. Ieri discutevo anche con un atleta mio italiano, la prima cosa che guardano è la parete addominale. Quando Emir nel backstage mi ha chiesto: Mauro, come mi hai visto? Perché parliamo lo slavo. Emir Omeragic è un ragazzo. Emir Omeragic, non opposto. Un ragazzo fisico, di Chris Assito, 24-25 anni. 4-25 anni, seguito da Assito, un fisico eccezionale, dietro arriva tagliatissimo. Giusto per contestualizzare chi è. Sì, no, per capire, ma tanti non sanno chi è. È normale che qualcuno anche si informi. È chiaro che si informa magari più su Nick Walker, certo, che è vincitore, che... ma anche questi fanno parte magari di un gruppo di atleti che lavorano sodo e che sono tra i migliori in Europa. Come hai visto Mauro, l'unica cosa che gli ho detto, incrociandolo dopo la singola presentazione, controlla l'addome. Il problema suo dell'esclusione dai top 5 è stato l'addome. Quindi se avesse contenuto l'addome poteva giocarsi top 5? Non ce la faceva contenere, non era una questione di non è che dicevi se gestiva meglio il controllo addominale, proprio l'addome non ce la faceva controllarlo, come anche Calderon. E facevano fatica, ricarica, troppi carboidrati, troppo cheat meal, senza senso. Quindi, secondo te il problema della gestione addominale è stata perché per cercare di arrivare più pieni sul palco, più full, hanno ricaricato troppo in maniera sbagliata? Ci sono le pratiche, io le so, sono le pratiche di Milo, sono le pratiche di Assito, perché poi ne parlo con i ragazzi, non è che vado a New York a vedere, non so neanche che monumento, che sono mezzo anch'io dentro la Statua della Libertà. Vado proprio per cercare di sentire e capire anche magari la curiosità delle preparazioni, cosa fanno. Il fatto di usare junk food con cheeseburger, patatine, cibi che probabilmente creano un gonfiore, una dilatazione addominale per riempire i muscoli di glicogeno, che puoi fare normalmente un carboidrato semplice. Adesso magari non so chi si è occupato, tu oggi mi hai detto che in palestra hanno parlato molto di questo ragazzo polacco. Di quanto pesava il polacco? Chiedo ai ragazzi, se qualcuno si è interessato, perché forse magari a nessuno interessa, quanto pesava, tu che lo sai Andrea, quanto pesava il polacco? 107.7. 108. No. Diciamo 108 e 500 per quelli che dicono no, dopo la ricarica piglia 5 kg. Zero, non è vero niente, altre volte dopo la ricarica perdono. 107 kg, se lo dici adesso magari in proporzione chiaro al peso che hai te Andrea, difatti a Christian manca ancora l'effetto 3D, lo spessore che hai te Andrea. Poi c'è una domanda, questi volumi. C'è una domanda di Ricotti proprio su Christian, me la devo ricordare, che l'ho appena fatto. Ecco, perciò tante volte si trova una situazione a parlare con atleti che sono anche promettenti a livello professionistico, a livello non beginner, ma fanno le prime gare da pro negli Open, dove sono fissati a vedere questi mostri sacri che hanno dei pesi enormi. Nick Walker, e poi c'è gente come Martin Fritz che pesava 106 kg.
Cioè, attenzione ragazzi. Waddle pesava 106. 106, 107 mi ha detto il suo coach. Avrei detto molto di più. Questo mi ha detto Stefan. Perciò, Vols che ha confermato che mi mandava la foto della bilancia quando eravamo ancora bassi di carboidrati, per bassi di carboidrati si intende 260 grammi. Perciò molte volte la ricerca di trovare un peso estremo dove magari la struttura non è sopportata, non riesce a sopportare un carico così alto come peso corporeo, è una cosa che sconsiglio a tutti quelli che vogliono pensare o vogliono diventare dei freak bodybuilder. Quindi una cosa, perché cerco anche di interpretare quello che la gente vuole un attimino capire. E secondo me questo discorso qua che tu hai fatto sul cheat meal, che è una domanda che fanno spessissimo, è fondamentale. Mauro non sta dicendo che la ricarica col cheat meal è sempre sbagliata. Sta dicendo che ci può essere un'alta probabilità che un atleta che per settimane sta mangiando un regime alimentare molto ristretto, non solo a livello di quantità, ma anche a livello di spettro alimentare, perché più o meno si mangiano sempre le stesse cose, che non sono elaborate, sono tutte cotte al vapore o alla piastra o al forno, i condimenti sono messi a crudo. Può essere che la scelta di fare una ricarica invece con dei cibi che il corpo non è più abituato a gestire, bravo, sia più svantaggiosa perché gonfia l'addome e non viene veicolata dove deve, piuttosto che dare quell'effetto di riempimento. Mauro giustamente dice, perché rischiare questo quando si potrebbe fare una ricarica utilizzando i cibi che il corpo è abituato a mangiare da settimane solo in quantità più alta? Perché se viene considerato il cheat meal per un premio di un percorso di dieta lungo, il premio ce l'ho quando l'atleta fa un bel risultato. A me non interessa dare un premio a livello alimentare, non stiamo facendo mass versus food, chi mangia di più. E poi nello specifico vado nel dettaglio, quando l'atleta ha richiesto al suo coach, guarda io sono full e il cibo non ci sta più, e il coach ha detto che è giusto così. Di conseguenza stiamo parlando di una voce sentita, cioè parliamo... È una critica, ma non è una critica al coach che ha fatto questa tipologia di approccio di ricarica. Però anche là, in quel momento in cui il coach dà determinati alimenti e tu è anche ad essere... Io molte volte mi trovo anche con campioni, con ragazzi a parlare, dove dico, siete voi i migliori coach di voi stessi, non il coach che arriva all'ultimo momento e vi rivoluziona tutto. Perché quando inizi a lavorare, inizi un percorso lavorativo con un atleta, sei tu che apprendi tutte le nozioni per capire come reagisce, come lavora questo atleta. In primis dall'allenamento, in primis dalla morfologia strutturale e poi anche dalla tipologia di digestione e quant'altro che ha un atleta. Perciò, sì, avvalersi la parola del coach, se è un coach professionale, chiaro che adesso qua ormai sono tutti coach, ormai dove apri ormai, abbiamo più coach che atleti, sia sul fatto magari che uno deve capire, avere cognizione di causa del perché. Ci sono state, penso che hanno fatto libri, discussioni, poemi sul discorso del cheat meal. Quanti cheat meal abbiamo fatto noi, Andrea, in 10 anni di gare? Prima salutiamo Barbara che si è connessa. Ciao Barbara, un bacione. Ciao Barbara. Mai fatto una volta. Ma non è che siamo più furbi o siamo più fighi, no. Cioè, il giorno che mi sembra abbiamo fatto uno sgarro, ti diedi a Estoril, che tra l'altro mi sembra che non abbiamo fatto neanche, abbiamo fatto nono, la prima Estoril, mi sembra che delle patate americane, te lo ricordi a colazione? E un biscotto, un cookie al Calipro. Ecco, cioè, allora, aspetta, da non confondere che Mauro è un dittatore, non fa mangiare, è un folle. No, vado sempre per logica. Io ho imparato a capire e interpretare, o meglio, più a capire bodybuilding per un discorso di logica. Come hai detto te giustamente, Andrea, se il corpo è abituato a una tipologia di alimenti, perché vado ad introdurre alimenti che magari possono creare gonfiori, problematiche a livello digestivo? E soprattutto, io quando... prepara un ragazzo sotto gara ha il terrore. Zagarella la mattina, quando siamo andati a fare il brush la mattina, che erano le 6 del mattino, è tornato in stanza, sembrava mangiare, ho detto Christian, qua il metabolismo è partito ancora, e ho comprato 4 muffin, uno se l'è fregato l'amico di Volsky perché è un magnon, yeah. Uno l'ho guardato, io non l'ho mangiato, uno se l'è mangiato Volsky e uno l'ho rotto a pezzettini a Christian Zagarella con una banana e 5 galette triturate. Perciò anche là non è che improvvisi, vai in punta di piedi perché hai paura, perché il coach ha paura di sbagliare quando l'atleta lo vedi preparato. Ma il fatto di aver paura ti rende razionale, non ti rende folle, non dici mangia. Devi stare attento e controllare in maniera minuziosa come funzionano gli alimenti nel corpo e quando ha bisogno soprattutto dei liquidi.
piccola parentesi, poi non rompo, cioè lascio le palle da. Per tutti i ragazzi, quando dicono alle gare alle ore 8 nel backstage, alle ore 7 nel backstage, alle ore 9 nel backstage, non arrivate alle 9 e mezza, arrivate alle 9 meno 10, arrivate alle 8 meno 10. A me è successo questo. Hanno detto che alle 8 doveva esserci nel backstage. Io sono arrivato alle 8 e 12 da orologio. Cristian era dietro a me, che doveva iniziare lui, si presumeva 10 e mezza barra 11, abbiamo calcolato i cibi che doveva essere sul palco in base alle categorie. Hanno girato le categorie, 8 e 12, mi si è gelato il sangue, i 2 e 12 erano già in line up. Adesso, cioè in quel momento là, o crei un panico all'atleta e l'atleta va in tilt e non gareggia, devi fare due respiri, ma anche veloci, perché erano già lisci, erano già ben lucidati. Non devi mettere il panico, perché sennò il panico diventa vasocostruttore e i muscoli non si riempiono. Cerchi di far due respiri e risolvere la situazione. Ricordatevi, ragazzi, visto che c'è anche la Barbara Doyle, quando il promoter dà un orario o il capo giuria di essere là alle 7 del mattino, non andate con calma alle 7 e mezza, perché se cambiano il pannello vi perdete la gara. E perde la gara un atleta come Zagarella, come Andrea, come Voschi, come tutti voi che siete in ascolto adesso, non siete in pochi. Avete buttato via tempo, soldi, denaro e sacrificio. Perciò io questa volta me la sono vista un po' brutta. Barbara l'ha appena scritto, dico sempre in anticipo nel backstage, l'ha appena scritto. E aspetta, io hanno detto backstage ore 8, io sono arrivato, te lo giuro Andrea, alle 8 e 12. Se ritardavo in stanza, mi perdevo quant'altro, andavo alle 8 e mezza, perdevamo la gara. E meno male che Zagarella, i due Cristian erano gli ultimi, che io in questo percorso pensavo sempre, dicevo, gli ultimi saranno i primi, dicevo in me stesso. Invece poi purtroppo non si avvera, perché ho detto, tutti e due Cristian, mia moglie è cristiana, forse Cristo mi aiuta. Ma il discorso del famoso proverbio, gli ultimi saranno i primi, sai già che è un Europro, è impossibile che ti diventino primi tutti e due gli atleti. Fortunatamente che Cristian faceva parte dell'ultimo gruppo, e quando gli altri erano già usciti ai gruppi, lui era l'ultimo, siamo riusciti a lucidarci, prepararci, a scaldarci e fare la gara. Aspetta, perché mi stanno stalkerizzando la domanda di Ricotti. Sì, ragazzi, me la ricordo. Calma. Perché chiesto Ricotti? Che sto ascoltando Mauro con un orecchio, leggendo tutte le domande sotto. Ti ha ricaricato e ha perso 3 kg. No, Ricotti ha detto, ti aspettavi che Cristian fosse così competitivo prima di vederlo sul palco? Perché che fosse in forma ne parlavamo. Io Mauro, ragazzi, lo sento 2 volte al giorno. E quindi vedo tutti i check dei ragazzi. Poi, con il rapporto che abbiamo, lui mi manda tutte le evoluzioni dei ragazzi, discutiamo, parliamo, non perché Mauro ne abbia bisogno, perché parlare con qualcuno ogni tanto fa anche piacere. Quindi anche solo avere un confronto. Brutto che poi non è che... effetto che non abbiamo mai parlato di donne. Ma lui dice, ma tra atleta e coach si parla di donne. No, sempre di bodybuilding. Bodybuilding, monopattino? Boh, il monopattino è Final Destination, di quel famoso film dove Mauro si schianterà in garage e farà la fine della sua carriera su un monopattino. Però diceva, Michele diceva, una volta che è salito sul palco, perché veramente Volschi ha fatto una figura della Madonna. Allora, aspettavi? Di la verità. No. Okay. No, perché io so sempre che quando vedo Andrea Presti nel backstage, guardo il quadricipite del concorrente, cerco già di interpretare e capire la gara, nonostante magari ci sono già delle evoluzioni a livello social media attraverso le fotografie. Volschi, ho sempre paura che sia un po' morbido, nonostante ha fatto un cambiamento le ultime tre settimane incredibili, soprattutto qua. E quando è salito sul palco, Volschi di genetica, Andrea, quante volte abbiamo detto, ma già quando il primo Estoril, quando vincesti te la qualifica all'Olimpia, che quel ragazzo è un telaio, e tu mi dicesti, vedrai Mauro che un giorno verrà da te. Parlando con Volschi, mi disse poche settimane fa, adesso incominci a conoscermi. Io ho detto, no, io ti ho conosciuto già l'altro anno, cioè la struttura del telaio era quella, cioè, tu hai un telaio da top 10 da Olimpia. Il problema è che tu un anno fa non avevi la testa, avevi fatto la palestra, 1000 stress, 1000 pensieri, la paura dei social, perché purtroppo c'è anche questo disturbo qua nella preparazione dell'atleta, non c'è solo una problematica di tolleranza alimentare o quant'altro, o infiammazioni articolari, il disturbo dei social media. Non me l'aspettavo, però l'ho visto talmente bene, talmente duro in quel distretto gluteo e femorale, che quella condizione di schiena, quell'evoluzione di schiena che ha avuto, sono partito con non essere convinto che poteva fare i top 5. Poi vedendoli vicino, tra l'altro lui poi ha avuto la sfiga
di essere attaccato a Nick Walker. Perfetto. E quando è uscito Nick Walker, che hanno fatto una bagata, c'era veramente, io ho visto i 4-5 di Europro, 4 da coach e uno da con Milo Sarci nel famoso 98, quando vinse il primo Coleman, che arrivò il primo 1998, si vide il primo Ronnie Coleman con il culo affettato. Perciò l'ho visto in Europro, in vari Europro, in varie situazioni. E guarda, la platea pieno di gente, Andrea, pieno di gente. E di conseguenza ho detto, ma secondo me qua sarà difficile. Dopo l'ovazione per Nick Walker, esce Volsky, ho detto, porca miseria, povero, si becca una bastonata psicologica. No, si era gasato. All'inizio la gente era un po' taciturna, poi ha avuto anche lui i suoi applausi. È chiaro, non l'ovazione di Nick Walker. No. Nick Walker ha fatto un'ovazione a parte americano. Se devo farmi una colpa, l'ho pubblicizzato poco sui social, però io tendenzialmente non per un discorso da figo o altro, cioè sono uno che per una scelta mia preferisco vedere l'atleta finalizzato sul palco. È chiaro che non è che non ho messo una foto, però potrei promuovere, spingere tanto di più l'atleta, e ho sempre la paura, perché le paure, ripeto, la paura ti rende razionale, non ti rende folle, sul fatto che poi deluda sul palco, come il ragazzo canadese, no? Ragazzo canadese, culo striato, V-shape, schiena da ragazzo di colore, polpaccio, femorali, non hanno carenza, Andrea. Il problema è che nella sua larghezza del telaio mancano i muscoli. Non è che senza muscoli, mancano i muscoli per essere un monster. Allora, tante volte, dai, un quinto posto, top 10 a Emir, top 10 a Team Budeci, e poi vedi che il tuo ragazzo c'ha un punto vita così. Quando fai 48 ore, c'ha il culo striato, il controllo dell'addome, quello che è la prima cosa che guardano, ha le possibilità veramente di fare bene. Ma adesso al Cali Pro potrebbe anche battere Stewart, ho sentito anche il nome, perché io lo chiamavo per i capelli, gli ho dato il soprannome, ma che non voglio dire, ma simpatico, Stewart Sutherland, che è quello ragazzo con quei capelli. Il quarto, quello con il parruccone. Allora, lui è lui ha una durezza muscolare maggiore ed è più piccolo rispetto a Volsky. È più piccolo? Più piccolo da vederlo come fisico, nei confronti. C'ha più telaio, cioè il telaio, le cosce che ha Volsky non ce l'ha questo ragazzo qua. Però sicuramente è un bel atleta a livello di durezza, però c'è stato due punti di differenza. Aspetta che sta scrivendo uno, se vuole andare a Milano a vedere Milano. Ma lui farà Cali Pro? Eh sì, fa tutti i Cali, fa Tonio Barton. Tonio Barton vincerà. Tonio Barton, secondo me, no. Tonio Barton, tra l'altro, proprio quelli, sai quelle genere, beh, l'hai visto, l'hai battuto anche te, Tonio Barton, all'Orlando Pro. Quelle robe che si alza senza, cioè, si toglie la tuta, si inizia a scaldare, poi ride costantemente, cioè dici, quelli che sono baciati alla natura che mi frega niente, no? Magari te guardi sempre la lucidatura, il colore, il respiro, Andrea scalda la gamba, ipertrofizza il quadriceps, tutte, questo mi frega niente, toglie la tuta, via, ride, questi denti d'oro, via, ridere. E sul palco è bello perché è estetico, c'è una vita così, c'è la coscia che spacca. Tonio Barton è bellissimo. L'ho visto più in forma attraverso il video in Brasile, che secondo me con Rafael Brandão, un beniamino, secondo me è l'atleta più estetico che c'è in questo momento sul palco mondiale, perché Brandão non si può dire che non è un atleta estetico, però Brandão non ha portato la condizione sul gluteo, di conseguenza era un po', forse per quello Tonio Barton pensava di vincere in Brasile, vincerà probabilmente al Cali Pro. A me Tonio Barton esteticamente piace tantissimo, non ha, è piccolo perché non è un colosso. Allora, Tony Barton è una sorta di Dexter Jackson negli anni che furono, perché manterrà quel peso, non avrà evoluzioni mostruose, perché visto, quello che è migliorato tanto è la schiena, che addirittura sembra che sia bobbo, talmente tanto trapezio e tanto spessore ha messo sul centro schiena alto, che magari per qualcuno forse sembra un inestetismo che non piace. Qua stiamo parlando, ragazzi, sempre di muscoli estremi, è chiaro, non è che parliamo ho appena letto Tony è quasi la trimescita muscolare di Filippo, ragazzi, no. No, vabbè, aspetta, ragazzi, allora il tastiere sono sta piovendo in casa, porco due, no? Non mischiamo delle robe. Allora, secondo me gran parte della gente non ha mai speso un soldo per vedere una gara dal vivo. È chiaro che uno che è appassionato di calcio, una finale mondiale, una finale di Champions la va a vedere. Se sei appassionato di un gruppo
di rock, lo vai a sentire dal vivo. È chiaro che poi una volta che lo senti in casa, magari attraverso YouTube è una cosa, sentendo allo stadio un'altra. Il fatto di vedere, appassionarsi nel vedere le gare, quello che abbiamo sempre fatto noi, Andrea. Io sono andato a Columbus a marzo a vedere la gara perché era curiosità mia vedere gli atleti sul palco, in primis per vedere come si possono collocare i miei atleti con questi ragazzi sul palco, perché è il lavoro di un coach, e quello secondo me è una cosa importante per uno che ha il piacere o la passione di andare a vedere la gara dal vivo. È quello che magari molta gente scrive dicendo che Tonio Barton è, cosa ha detto là? Alle tridimensionalità di Philippe. Ma forse non ho visto mai Philippe, io l'ho visto la prima gara all'Ironman a Los Angeles quando ha vinto, l'ho visto quando ha vinto l'Arnold Classic, l'ho visto all'Olimpia 2013, abbiamo visto in varie situazioni. Cioè, Philippe, stiamo parlando di un atleta che era fibroso in tutti i distretti, con una condizione estrema. È l'unico, secondo me, dopo l'era Coleman che ha portato una condizione, diciamo, quasi come quella di Coleman, essendo un po' più estetico rispetto a Coleman. Ricordi, ho fatto un'altra domanda per Scaramanzia, non te la faccio perché riguarda me, quindi non la diciamo. Dai, lo fa. Cioè, previsioni su Andrea. No, lui ha scritto proprio un... siccome ci sarà questo Quinton, i ragazzi di colore a Toronto, fa domanda difficile, Toronto Pro, Andrea verso Quinton, davvero così infattibile? Allora, è la stessa domanda che si pone a Mauro Sassi quando vedeva Andrea versus Criso. Sai quelle cose che dici magari a tavolino, sai già che va Golia contro... come si chiama quello più piccolo, chi era? Golia, quell'altro, non mi ricordo il nome. Chi? Davide Golia. Davide Golia. Non è stato proprio così, cioè non ho mai... Io Andrea, che poi gli anni passano, postiamo poco, perché poi ci sono sempre solite critiche, ormai il discorso di Andrea, perché anche Andrea ha davvero una considerazione importante, anche se pochi giorni fa o due giorni fa è stata fatta una gara importante, il discorso di Andrea, quello che magari molte volte la gente non capisce, quanto Andrea renda di più sul palco, e siccome a livello social, foto, Andrea Presti non rende e non ha mai reso in maniera tale com'è sul palco, a livello tecnico, non parlo a livello di model, youtuber, commercial, parlo proprio a livello tecnico di bodybuilding, tendiamo a non postare tanto. Per me il valore maggiore che mi dà Andrea Presti, la soddisfazione, è quello quando lo vedo sul palco. E poi è chiaro che diranno, non ha migliorato le gambe, non ha migliorato i tricipiti, ha sempre la stessa barba e gli occhi non sono diventati grigi, sono rimasti azzurri. È normale che la critica ci sarà sempre, perché se un punto d'attenzione, Andrea, se l'atleta in Italia che ha dato più risultati, e ogni minimo problema che verrà su Andrea Presti sarà criticato. Però ricordiamoci cosa ha fatto Andrea Presti anche prima di Toronto. Vederli assieme, bisogna vederli vicino, perché io pensavo questo ragazzo, come tutti addetti ai lavori, che facesse top 5. Che io. Purtroppo muscolarmente, perché fisicamente è ottimo, muscolarmente non è un atleta vincente per poter vincere una gara pro. Poi ci sarà chi? Williams, ci saranno altri concorrenti, ci sarà Mohamed Mustafa. Toronto sarà una bella gara. C'è anche Hakim. Hakim, io gli ho detto sì, un Toronto, ho visto la tua, gli ho detto sì, cazzo viene a fare a Toronto? Ho detto va da un'altra parte, no, I want to go. Ok, vieni a Toronto, vieni. Giustamente. Comunque, il discorso di Andrea, non so, ormai non saprei neanche più cosa dire, perché molte volte tendi come non giustificarti, a dover... Cioè, Andrea lo dimostra sul palco, basta, cioè, tante volte... Non so, non è che non abbiamo più parole, ho scritto anche poco. È chiaro che Andrea lo valuto, Andrea abbiamo cambiato l'approccio alimentare in queste due settimane, mi ha mandato un cecchieri che è molto qualitativo, non avrà mai le gambe di Wojski, ma è chiaro. Ma neanche Wojski non ha la schiena di Andrea e i tagli duri sui glutei che Andrea. Ognuno compensa con la sua situazione, è chiaro, no? Perciò ognuno ha le sue... La gara ormai io sono arrivato a un punto che sì, guardo i social, guardo Instagram, però ho visto talmente delusioni a livello di risultato da palco su atleti che dovranno promettere chissà che cosa sui social, che a questo punto non vedo l'ora che arrivi il momento di salire sul palco. Questa secondo me è la roba che tanti dovrebbero capire, perché tutti, e incluso io, per dare un po' di soddisfazione agli atleti, 10%, il mio standard, mi conosce, 10% di filtro lo metti. Sì. 10%. 10% vuol dire che è come se dassi una mano di brush a chi è uno cadaverico come Wojski o Zagarella, che è bianco. Poi è chiaro, se dai troppi filtri, se accenti di più
la caricatura rendendo un fisico non naturale quando sale sul palco e il palco ti stende e si è finito, basta. Se te la giochi così, poi la realtà ti taglia le gambe. Provi con una scelta tua. Allora, attenzione che tanti vivono sul mondo social, poi quando salgono sul palco rimangono delusi. Attenzione che il palco è una cosa reale, la foto statica ferma è un'altra cosa, il video è un altro perché filtrano anche i video, e il palco è un'altra cosa. Cioè, ragazzi, il palco è quello che decide tutto, livella tutto e azzera tutto. Non ci puoi fare niente. È la realtà vera e propria di un lavoro lungo, assiduo, di mesi e mesi e mesi di sacrificio. Come comportarti, come tenere posing. Mi spiace per Tim, che è un ragazzo gentilissimo, l'abbiamo visto in tante gare. Ma lo standard suo probabilmente è quello, perché se Tim si intende, ragazzi, Tim Budesic, sì, che è un ragazzo che fa un bel bodybuilding nel senso commerciale, si allena con i grossi, fa i video, fa dei contenuti importanti a livello di allenamento, e magari non va a vedere quelle cose importanti che magari possono essere per avere un step in più sulla classifica. Però magari anche quello è commerciale, è arrivato settimo, lui ha fatto settimo posto. Può essere che nel suo sia già soddisfacente. Ragazzi, stiamo parlando di un Euro Pro con 20 competitor negli Open e 17 nei 2-12. Piccola parentesi mia, poi io chiudo su di me che poi stiamo parlando del New York Pro. Io, ad esempio, la questione di andare a vedere i competitor sui social non l'ho mai avuta, Mauro lo sa, perché se a un certo punto ti fai condizionare talmente tanto da chi pensi che ci possa essere sul palco, sei finito perché stai per salire su un palco per una qualifica all'Olimpia. Qualcuno di forte per forza c'è sempre, cioè è normale che sia così, però questo chiusa parentesi. Bene, scrivo, apriamo. È stata una scossa di terremoto a Napoli, spero non sia nulla di grave, ma Zagarella un'ora fa mi ha detto che l'ha sentito il terremoto, ha detto che è stata una scossa di terremoto. Spero che non ci sia un'altra estate successiva, però ha sentito forte, forse era quella. Che qualcuno magari scriva degli aggiornamenti qua sotto. Perché me l'ha detto Zagarella prima, ha detto Mauro qua tremava tutto ed era un'ora e mezza fa. Ha scritto 4.4. Forte. Stanno evacuando tantissime persone, hanno scritto. Porca puttana. Allora vediamo se continuare, Andrea, vediamo un attimo. Se qualcuno ci aggiorna magari, perché sono cose più importanti rispetto a parlando per il bodybuilding. Se dovesse essere un qualche cosa magari di... Vediamo se Ansa dice qualcosa. Stanno tutti nelle strade. Se invece se successe una cosa più grave, c'è qualcosa che magari... Se qualcuno ci informa, se qualche news. Dicono che sono tutti in strada, la scossa più forte degli ultimi 40 anni. Aspetta, vediamo. Sì, terremoto, uno ha fatto una battuta veramente che sarebbe da... Oh, va bene, battute. Proprio ritardato. La sala, io non riesco a leggere, guardavo qua, si diceva il fuoco continua giunto e come si passano con le crepe. Adesso speriamo, allora da adesso da Ansa, che è quello più veritiero, ha detto sono in strada, vediamo se dovesse Zagarella mi ha detto che ha sentito un'ora e mezzo fa, mi ha chiamato e domani qua tremava tutto, per un rispetto verso la popolazione, si è subito veramente un qualche cosa di, spero non grave, sicuramente qualcosa comunque sarà successo. Comunque ha scritto adesso non ci sono feriti, quindi perlomeno ci avvaliamo magari di quello che hanno detto e di quello che magari ci scrivo. Comunque allora proseguiamo col nostro discorso che l'argomento adesso importante è Zagarella, perché ok, tutto allora, parliamo okay. Di Christian, terza gara nei 2-12 da quando lo segui, Romania secondo posto, Praga secondo posto dietro un top 5 Olimpia che era è ora però Ashkanani, New York Pro quarto posto dietro a l'atleta polacco ucraino. L'atleta nero di Neville che ha fatto terzo all'Olimpia dietro questo ragazzo argentino, se non mi sbaglio. Mi sembra che era brasiliano, mi sembra argentino, però adesso ho nominato brasiliano, che è un atleta che segue Paolo. Un atleta di Patrick. Allora, tanto siamo qui. Patrick Tuor, per chi non sa, Patrick Tuor, insomma, per chi magari, perché c'è qualcuno anche magari che non conosce Patrick. Classifica giusta, secondo te? Tu mi conosci, ormai, che sono uno che
il fatto sì, sì, perché ti tempra per lavorare meglio. Ok. Sì. Allora, nello specifico dell'atleta di Patrick, ha avuto un controllo e una contrazione muscolare costante sul back che era da 10 lode. Io quel ragazzino lo seguo perché mi piace che già da anni sollevava pesi enormi rispetto alla media nostra italiana, ecco. E ha delle carenze, secondo me, che non potranno, potrà essere un fisico a livello di evoluzione come rotondità muscolare, come Kion. Però sicuramente tutti i muscoli che aveva addosso quel ragazzo li ha fatti vedere con un'ottima gestione del gluteo, del back, nel doppio bicipite, a scapito un po' delle rotondità muscolari nelle braccia e un po' sulla gamba frontale, e non una profondità addominale dove nei 2-12 sono tutti tagliati, tutti sbregati, ma tagliati tanto, che secondo me è una tra le categorie assieme ai classi rispetto agli open che portano proprio la qualità estrema, quella da dove arrivo io, dai tempi dell'old school, dove erano tutti qualitativi e tirati e si faceva la fame forte. Il discorso di Christian, dalle posizioni dal palco pensavo arrivasse terzo, sono rimasto un po' male, ho detto se lo mettevano terzo era meglio, si pigliava qualche soldino. Però col senno del poi, io sono uno che fa le polemiche, ma non ha un senso fare delle polemiche, perché le polemiche le fanno gli stupidi che non hanno voglia di migliorare ed arrivare. La polemica da bar non ha un senso, perché su ogni cosa, anche quando vince una gara, si deve migliorare. Il discorso di Zagarella, dove manca ancora? Allora, io Zagarella, che poi si parla di tempistiche, da quanto tempo lavora? 10, 5, 6, 10 anni, 9 anni? L'ultima gara l'ha fatta a novembre, marzo, maggio, se non sbaglio, sono 5 mesi di lavoro. Non è che ha portato 10 kg in più, Zagarella pesava 91.800, perciò 92. Parliamo di ancora di un margine di miglioramento per arrivare a 96, e ne siamo tutti consapevoli, ma non abbiamo ancora portato la qualità estrema che ha davanti Christian, che tutti hanno ben visto, chi segue Zagarella in video, ha sul front, manca ancora sul back. Qualità estrema cosa vuol dire? La definizione estrema che aveva il ragazzo argentino di Patrick non ce l'aveva Christian. Allora, può essere che la giuria si sia focalizzata, come Andrea Presti Docet, sulla condizione estrema di un punto importante, il back. Difatti, per chi analizza bene e ha voglia di imparare a parlare di body, o capire bodybuilding, se guardate l'atleta di Patrick, nel doppio bicipite di schiena, per strizzare il gluteo, non si aprono le scapole, rimane quasi imploso. Però porta una definizione talmente tale che colpisce i giudici. Ti sciocca il punto eccezionale. Io quando l'ho visto ho detto, porca miseria, io comunque ne ho viste di gare. Cioè, quando l'ho visto alla presentazione, ho detto, qua sarà tosta per tutti, nel senso, tosta per Zagarella, chiaro, per l'atleta mio. Ma non per la questione di vincita, per il livello che ho visto. Perché il livello era alto. Erano i 17, erano buoni, ma buoni, buoni. Allora, chi con le varie carenze, chi più, chi meno, chi più in forma, chi meno. Però sicuramente se devo fare una critica, se devo migliorare qualche cosa su Zagarella, è quella di portare più tagli sul gluteo e gestire meglio il posing. Lui la posa di lato, Christian, quando la fa, non fa spanciare il femorale. Lui lo contrae, di conseguenza il femorale si contrae e non spancia come tutti normalmente tendono a fare le pose di lato, sia in side tricep, sia in side chest. E sono attimi dove il giudice guarda, alza gli occhi e fa una croce. Non è che ti dà il tempo, riprovate ragazzi, dai, rifatelo. E Zagarella è uno che sa dominare bene il palco, perché quando sale sul palco, senza lui la toglia a O'Crisi, senza la toglia a Baggio, senza la toglia al ragazzo di Patrick, Zagarella ti colpisce perché qualcuno ha detto che assomiglia a Derek di faccia. Ha una leggera somiglianza. Zagarella è bello, non è che sono io, l'ho fatto io. Non è che io gli ho reso la bellezza, la struttura o quelli con i quadricipi a Zagarella. Io ho cercato solo di portarlo con un peso maggiore, facendo esprimere tutta la massa muscolare che ha questo ragazzo. Perciò ci sta, quarto va bene. Speriamo di far meglio le prossime. Ci sono due considerazioni da fare, secondo me. La prima è che ricordiamoci che Christian, prima di te, gareggiava a 83 kg, sì, perché faceva Classic, sì. Quindi vuol dire che portare quasi 10 9 kg di più sul palco e renderli qualitativi non è una cosa che si fa dall'oggi al domani, cioè ci vuole tempo. E qua si collega un'altra domanda di Ricotti, che oggi lo vedo bello scatenato, però sto facendo delle domande veramente interessanti. Christian, per portarlo più duro dietro, fagli
fare ancora più dieta, nel senso, non che non abbia fatto la dieta, ma lui intende sacrificare un po' di volume e portarlo più estremo, o semplicemente questione di tempo per costruirlo di più muscolarmente? Non so quanti sono in ascolto che conoscono o conoscevano Ronnie Rockel. Ronnie Rockel è stato un campione da Mister Olimpia, dove per 3 anni era spellato, tagliato sul frontale, e il back non aveva maturato in maniera tale per essere proporzionato al front. Allora, a mio avviso, e sono sempre uno che tende ad imparare, non è una questione di dieta, è una questione proprio di lavoro, di maturità, e di spessire le fibre sui glutei. E saper, se tu guardi Zagarella quando parte con la posa, lui fa, contrae il femorale, muove le fibre del gluteo, va in antroversione del bacino, contrae, poi va in doppio bicipite, e poi le fibre stranamente svaniscono. Sì, perché quando lui sta col culo di fuori in antiversione spinge il gluteo sulla pelle. Quando poi invece va in retroversione e strizza il culo, non c'è più quell'effetto sottovuoto con la pelle. E la stessa cosa, ricollegandomi, che abbiamo visto con Ricotti, ti ricordi che lo dicevo? Ricotti strizzava il culo e il culo sembrava non rigato. Quando invece lo buttava fuori, quindi stava in antiversione, il gluteo spinge sulla pelle, la pelle è sottile e quindi sembra quasi più definito. La cosa che fa Vissers, Ramondino con Vissers. Vissers tiene fuori il culo in antiversione. Perché? Perché non avendo un gluteo eccezionale, cerca di spingere il muscolo contro la pelle. Mentre Ramondino, che c'ha un culo della Madonna, sta in lo strizza e viene fuori. Questo, diciamo, è una cosa importante, che lui deve lavorare ancora su quel discorso del distretto, sul posare, perché mancano 3 settimane. È chiaro che cerchiamo di fare un approccio con un allenamento ancora più localizzato, cioè nel senso, invece di fare la classica camminata sul tapis roulant, si lavorerà sull'esterno coscia a tempo, come feci anni fa con Zupan, che fui uno dei primi coach a portare le striature sui glutei. Se tutti ricordano, Zupan si faceva a tempo, te lo facevi uguale. Non è che si va a ricercare un qualche cosa di... Anche perché Zagarella comunque la fame l'ha tirata, l'ha fatta. Non era zero carboidrati, il più basso come quantitativo aveva fatto 180 grammi di carboidrati netti, non siamo scesi. Infatti la domanda secondo me non era, non ha fatto la dieta, anzi sicuramente non era così, era per dire, comunque tu devi sempre portarlo con un compromesso, con i muscoli pieni, ok, perché stiamo parlando di bodybuilding, è quello che parliamo sempre anche con me, diciamo, cosa facciamo Presti? Portiamo una riga in più sul culo, sacrificando magari però la pienezza in certi distretti, o troviamo un balance? Era quello secondo me. Ricordiamoci che Zagarella non è proprio il classico tipo il Clarida di turno, quelli che sono piccoli e tarchiati come Kion. Kion è uno, se lo vedi, può essere considerato un, non è la parola adatta, un longilineo nei 212, perché tutti di solito i 212 sono piccoli, sono tarchiati, di conseguenza Zagarella sembra più longilineo rispetto agli altri, non puoi tirarlo ancora di più, farlo scendere ancora di peso. È chiaro che ha un grande futuro sto ragazzo, se persevererà, se continuerà, se avrà voglia di lavorare ancora. Sicuramente non sono io a dirlo, ma sono gli addetti ai lavori, perché io più di cercare di svegliare alcune fibre che erano dormienti, diciamo così, per quanto riguarda il cambio di categoria, non è che ho fatto grandi cose. Zagarella è nato per fare questo sport, lui è uno che sul palco gli piace stare, ha carisma, trasmette un qualche cosa che è carismatico, e poi ci deve essere anche il lato tecnico. Va bene il carisma, ma ci deve essere anche il lato tecnico. Siccome la 17ª volta che questa persona, questo ragazzo scrive cosa ne pensa di Nicola Scarpa, gli rispondo. Nicola Scarpa, atleta di FIB seguito da Sassi, molto giovane, volume impressionante, possibile futuro Olimpia. Dico solo una roba, anche se sono atleta di Mauro e io per il team sono sempre a disposizione, magari cominciamo a farlo gareggiare, fargli fare una gara pro prima di parlare dell'Olimpia, così. È una cosa che dico sempre a tutti, siete troppo... indipendente che sia Nicola, io faccio il brand Nicola perché sto facendo l'esempio su di lui. Abbiamo detto prima, un conto è il bodybuilding sui social, un conto è il bodybuilding sul palco. C'è qualcuno che sembra mostruoso sui social e sul palco non lo è così. Non sto dicendo che è il caso di Nicola, assolutamente, perché ripeto, essendo un mio compagno di team, Mauro sta facendo un grande lavoro ed è sotto gli occhi di tutti. Sto dicendo che prima di parlare di possibile Olimpia, perlomeno facciamolo salire sul palco una volta. Allora, quello che dici te, Andrea, è un discorso educativo. Quello che magari i ragazzini vedono Nicola che è da solo in palestra e fa il selfie dove lo specchio, magari io l'ho visto a vivo, è anche grosso.
ma siamo ancora in fase embrionale, non sei neanche formato il sacco amniotico, cioè, la cioè siamo ancora, quando dicono Mister Olimpia, le cosa, aspetta, l'altro giorno Dan Salomo ha detto che sono già i biglietti in sold out, andiamo a vederlo, non è un'offesa, uno deve essere qua ormai, ormai, tante volte alcuni atleti sono anche figli di pro card dati in un contesto un po' facile, ok? Questo non è un'offesa, è una realtà, e qua tiro in ballo Betto Mondello, che è una persona che rispetto e che mi ha insegnato tanto, nonostante abbia 2 anni meno di me. Quanti giovani oggigiorno si gustano il percorso amatoriale, dilettantistico? Fanno una gara, prendono la Pro Card. Poi che cosa si fa? Ci si scontra dove? Dove vai a contestualizzarsi? In una situazione dove ho la Pro Card, ma non sono idoneo per gareggiare in mezzo ai pro. Ma non perché sono sfigato, perché necessita un percorso lavorativo di crescita muscolare per essere competitivo. È chiaro che se io e te giochiamo a calcio in Camporella e poi vogliamo andare a giocare con il Milan, con la Juve, con l'Inter, non c'è storia, perché ci frega a livello di intensità, a livello di lavoro, a livello tutto in generale. Allora, molte volte la gente si avvale troppo, come hai detto te, come hai detto io all'inizio, del discorso Instagram. Instagram, selfie, da solo, in palestra, luce giusta, super pump. Quando sali sul palco, le gambe fanno rock and roll, baby. Ho visto tanti cambiare faccia, tanti aver paura. Anche il ragazzo americano, che poi analizzo le facce, sai che mi piace andare a star là a guardare, che sembra ormai c'ho 60 anni, dopo domani ancora vedere questi nel backstage. L'atteggiamento di Nick Walker. Cioè, sono situazioni dove Nick Walker ha paura di perdere. Il salto che ha fatto non era costruito, organizzato, con 5 telecamere e quant'altro. Lui aveva il terrore, perché i giudici potevano, ma era difficile secondo me, preferire Marty. Era difficile perché sulla schiena la step sopra, sia dal doppio sia dalla spread. Infatti parlando con Stefan si analizzava il discorso della spread di Fritz-Walter, non deve lavorare ancora. Aspetta, stiamo parlando di un atleta che facilmente può fare top 10 all'Olimpia. Sì. Perciò quello che dicono i ragazzi fa parte del sistema italiano, dove uno vede quello Mister Olimpia che ce la farai, quando uno dice voglio gareggiare Mister Olimpia non hanno neanche idea, non vanno neanche a vederlo, vai a vedere un Mister Olimpia e poi immagina cosa puoi fare là in mezzo. Siamo battuti noi anni, Andrea, 3 anni, e non siamo gli ultimi cessi, cioè comunque un peso corporeo lo porti, con lacune o meno, con la condizione o meno, siamo sempre andati sul palco. Quando arrivi a Olimpia vedi questi, quando vedi Nicole, che cosa dici? Dio buono, già ho sbagliato sport, cosa devo fare? Vado via. Ci sono delle genetiche, dei mostri. Volsky potrebbe essere uno di quelli, perché ha un'attaccatura muscolare, un punto vita, delle cosce che... Ieri siamo andati a mangiare dopo la gara una frittura abominevole, vomitevole. Cristian, ma tu per i polpacci cosa hai fatto? Nothing, this is genetic. Petar, cosa hai fatto? Correvo. Dove cazzo correvi, Petar? Correvo in campagna. Oh, è entrato Cristian. Volsky. Grazie a Dio. No, Zagarella. Vabbè, ma sentito il terremoto. Aspetta che vediamo se si può. Aspetta. Dov'è? Cristian fa morire perché aveva il pigiama con sé. No, cazzo, ma appena chiesto vuoi bloccare Zagarella? No, non voglio bloccare Zagarella. No, non voglio bloccare. Una vita non faccio diretta, non so neanche si può fare a tre. Sì, vabbè, allora ciao, ragazzi, ciao. Basta. Finalmente. Io, ragazzi, vado a dormire, sono stanco, domani mattina devo far cardio, vi lascio voi. No, anch'io, da iniziare. Si inizia. Allora, come ti senti? Felicissimo. È stata veramente una gara mostruosa, un line-up veramente, mamma mia, ancora sono incredulo, perché mi sono scontrato con le top player dell'Olimpia, veramente. Ti hanno fatto i complimenti tutti sui social, non so se poi tu hai visto perché magari eravate impegnati, ma c'eravamo io, Ricotti, Fila, Mirko, che eravamo in diretta a seguire tutto, ti hanno fatto i complimenti tutti, e mi ha colpito che in palestra da me, dove comunque si è riempita negli ultimi tempi di ragazzini giovani, sono tutti... super bodybuilding fanboy, dicevano tutti, commentavano te, commentavano Christian, l'altro, commentavano Nick Walker. È stato bellissimo vederli in palestra, perché
Avete gareggiato mentre mi stavo allenando, no? Perché sì, è stato sabato pomeriggio praticamente. Esatto. Perché lì da voi era mattina, io sabato pomeriggio stavo allenando. È stato bellissimo vedere come mentre allenavo c'erano tutti col telefono che guardavano, si informavano. È stato bello, è stato bello. Bellissimo. Bello. No, no, siamo stati tutti a fare del tifo. Adesso ve lo anticipiamo, Christian gareggerà con me, non nel senso con me, Andrea, nel senso nella stessa gara, Toronto Pro. Siamo a 3 settimane dalla gara, Toronto Pro, quindi sarà il 9 di giugno, se non mi sbaglio. Sì, no? Esatto. 9 giugno parteciperemo al Toronto Pro. E non chiedete se si sa chi saranno i competitor, perché io personalmente non lo so. Mi ha detto Mauri sarà Key Williams, ha detto Mauri ci sarà sì, Mustafa. Sì. No. Nei 2-12 non so se credo. Tra quel quint credo. Non è detto che pregi, può essere che si fermi dopo il Cali, ma però essendo di Toronto, essendo proprio in casa, potrebbe essere. E nulla, Christian, se c'è qualcosa che vuoi dire, anche perché siamo connessi da un po', quindi se c'è qualcosa che vuoi io dire, io vi ho visto però... purtroppo, come ho detto a Mauro, ci sono state 3 scosse di terremoto qua a Mugnano. L'hanno scritto ma com'è la situazione? Sono tutti spaventati, ma chi va? Sinceramente mi sono provato un po' di cose qui davanti alla porta, perché avendo 2 bimbi, se di notte nel terremoto scendo subito, scappo via. Cioè, è stato brutto perché ero seduto a tavola che stavo mangiando, cioè, mi sono mosso come se qualcuno mi avrebbe strattonato. Cosa è successo? Porco cane. Mamma mia, qui è vicino ai campi Flegrei. È stato fortissimo. Lì è zona sismica. Hanno scritto gli aggiornamenti del Corriere.it, hanno detto che sono tutti in strada, ma non c'è nessun ferito. Zero. Sì. Però ha un periodo che lo sta facendo molto frequente questa cosa qui. È un po' brutta, perché mamma mia, di notte è bruttissima. Vabbè. Mi piace. Hai qualche domanda per Zagarella, Chris, Andrea? Visto che online si è collegato. Ma non ero pronto. Però adesso me la invento, aspetta un attimo, non ero pronto che entrasse. Non sai fare giornalista allora? La disconnessione proprio. Posso capirti. C'è un piccolo taglio sulla testa, non mi ricordo, adesso c'è un flash anch'io. Ti è stato dato la medaglia sulla testa o quando te la sei tolta? No, non lo so nemmeno io. Non so se mentre la levavo per darla a te, Mauro, mi sono dato un colpo da mente forte, mi sono spaccato qui la fronte. Cazzo, non lo so, oh, ragazzi, non so se una cosa, ma io mi sono spaccato qua la testa oggi. Vabbè. Anche tu? Oggi? Oggi? Ho preso una testata contro il mobile dove appoggio le chiavi, porca puttana. Una legnata incredibile. Boh. E oggi mi è venuta anche la sciatica, perciò. Tanto per cambiare. La sciatica, oh, cioè proprio basta, fase terminale, carriera finita, basta, porca puttana. No, domanda per Zagarella. Sul palco come ti sentivi? Sensazioni? Ti sentivi a posto? Ti sentivi carico? Ti sentivi... Sì, sul palco veramente ero... Allora, io ho, come disse Mauro, io sotto il palco, diciamo, sto molto in tensione. Perché guarda gli altri, non mi so guardare io. Mi ricordo in Romania, mi ricordo. Invece sopra il palco è come se mi rilasso e lì parte la battaglia per me. E lì do il 110%. Di me stesso. Tu sei... Poi hai seguito la diretta, questo, ho detto che siamo arrivati in ritardo. No, perché l'ho acceso e l'ho spento perché ha fatto la testa scossa, perciò ho acceso il telefono via e non vi ho più ascoltato. No, no, ho raccontato l'aneddoto, insomma, che siamo arrivati. Siamo arrivati a pello così, sì, e beh, che no. Via tutto. Domanda, tu sei un atleta che si fa un'idea del posizionamento quando è sul palco o proprio non ci pensi? Allora, non ci penso, però poi ci ho pensato.